Passato il tempo delle cliniche spauracchio, l'auto approda carica di speranza. Pare un grande albergo. Tra poco albergherà un giovanotto, privo ancora di carte di identità, ma già provvisto di abiti. In sala d'aspetto un uomo che tra poco piangerà, ma di gioia. Questo è il momento che nelle case di campagna si fanno bollire i ferri nella pentola della zuppa. L'anestesista somministra l'analgesico. Dalla vescica di un pallone, l'imminente madre respira la miscela di etere e trilene che le permetterà di accogliere senza dolore il primo vagito della sua creatura. Maschio, sarà tutto suo padre. Dalle mani del pediatra alle braccia della vigilatrice, primo viaggio del nuovo abitante del globo. Una siringa aspira il mucco. Respirare, grande parola della libertà, cioè della dignità dell'uomo. E il primo collirio, augurio che possa sempre guardare con occhi limpidi il mondo. Se si ricordasse di questo momento, un giorno potrebbe raccontare la lucente meraviglia della sua prima camera da bagno, con tutto il confort moderno. Per ora anela, come l'antico Mosè, di essere salvato dalle acque. Responso della bilancia, primo orgoglio dei genitori. Con simili pazienti non occorre stetoscopio per sentire il torace. E adesso indossiamogli un bel completo da lattante. Mamma sorride a questo gagliardo saluto al mondo. Può ormai ricevere la prima visita. La sorellina è d'accordo. La cicogna ha fatto le cose a dovere.